Qual è stato l'impatto dell'emergenza Covid sul nostro sistema sanitario nazionale, soprattutto dal punto di vista organizzativo e assistenziale? Quali sono le cose che sono andate bene e quali sono invece gli aspetti da migliorare? Sono questi un po' i temi al centro di un webinar molto interessante che si è svolto qualche giorno fa, rivolto ai direttori generali e che è stato realizzato con il supporto non condizionato di due aziende farmaceutiche, Menarini e Takeda. Noi ci facciamo raccontare i temi principali da un economista sanitario, dal professor Davide Croce, professore all'Università Cattaneo LIUC di Castellanza, che ha moderato l'evento e che quindi insomma è a conoscenza di tutti i temi trattati. Allora, professore, innanzitutto, visto che l'incontro è rivolto ai direttori generali, qual è stato il ruolo dei direttori generali nell'emergenza Covid? Che cosa ci ha insegnato questa esperienza dal loro punto di vista? Allora, intanto buongiorno a tutti. L'esperienza gli ha insegnato ad essere molto flessibili, a gestire velocemente quello che è stato un evento, una pandemia o un disastro, in alcune regioni ovviamente, non in tutte, ma nelle regioni del nord, le tre regioni con le quali abbiamo fatto questo webinar, quindi Triveneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, hanno avuto un forte impatto. Quindi hanno imparato ad essere flessibili, a costruire velocemente dei nuovi posti letto di terapia intensiva, utilizzando soprattutto le sale operatorie, quindi trasformando i quartieri operatori in degenza, e soprattutto hanno imparato a mescolare l'organizzazione. Molti medici sono ancora entusiasti, tra virgolette, di questo passaggio, perché hanno imparato a condividere. Gli ospedali sono diventati Covid, avevano condiviso spazi che prima erano destinati a specialità, che poi sono stati in realtà destinati solo ad una patologia. Quindi questo è, diciamo che l'aspetto organizzativo è stato quello più importante, e ovviamente con tutto l'altra parte, quindi l'organizzazione della distribuzione dei dispositivi di protezione individuali, del riuscire a creare percorsi sporco pulito, eccetera, eccetera. Quindi è l'organizzazione l'aspetto più pregnante di quella che è stata questa esperienza. Ecco, e proprio di organizzazione vorrei parlare adesso con lei, nel senso che nei mesi scorsi si è dovuto gestire l'emergenza. Ecco, ma d'ora in avanti cosa è giusto fare, cosa è importante fare? D'ora in avanti bisogna che si riorganizzino le attività in funzione dei distanziamenti. In questo momento il distanziamento fra le persone, quindi anche la protezione con le mascherine, all'interno degli edifici ospedalieri è l'aspetto più importante. Dobbiamo mantenere almeno il metro, e quindi quelle che erano attività a stretto contatto con operatori e altri utenti, come per esempio il prelievo sangue, il prelievo venoso della mattina o le visite specialistiche, debbono essere organizzate e sono organizzate in maniera diversa, quindi con un distanziamento, quindi con appuntamenti che vengono presi. Questo evidentemente, soprattutto su alcune specialità, sta rallentando enormemente quello che era la capacità di produzione precedente, mi riferisco anche a cali del 50% in alcune aree, ed evidentemente questo mette in difficoltà sia gli operatori, che poi si sentono anche responsabili, sia gli utenti che non ricevono servizio. Si possono fare alcune cose, come l'allargamento degli orari, la telemedicina, il teleconsulto, la scelta anche del follow up. Alcuni follow up possono essere anche allungati, anche attraverso le informazioni che l'utente stesso può inviare, quindi lo stato di salute, il mantenimento, sto parlando di cronici soprattutto, i pazienti cronici, il mantenimento dello stato di salute attuale ti dice che forse il follow up, quindi la visita di controllo, la puoi anche rimandare di alcuni mesi. Ecco, questi sono alcuni degli elementi su cui si può lavorare, poi ce ne sono evidentemente altri, ma i direttori ne hanno discusso fra di loro. Senta, c'è un aspetto poco noto ai cittadini che non si occupano specificamente di questi temi, che è quello del budget, perché le aziende sanitarie, come tutte le organizzazioni,
già ormai da diverso tempo hanno un budget che è fatto di costi e di ricavi. I costi sono quelli del personale, dei macchinari, di tante altre cose, i ricavi sono quelli delle prestazioni erogate. E visto che le prestazioni erogate in qualche caso sono diminuite anche del 50%, il budget di quest'anno a questo punto come sarà gestito, professore? Cosa si potrà fare, visto che ci sarà sicuramente uno sbilancio tra costi e ricavi? Purtroppo questo primo elemento che è quello economico è particolarmente rilevante perché i 3 mesi di pandemia complicata e questo non è solo il caso delle regioni del nord, anche le regioni del sud hanno dovuto velocemente adeguare, preparare dei nuovi posti letto per le terapie intensive, fermare l'attività ordinaria e questo perché ci si aspettava un'ondata che poi per fortuna non è arrivata. E succede che in termini di ricavo, quindi anche di prestazioni, ma soprattutto guardiamola per il cittadino che non ha ricevuto e in qualche caso è in difficoltà anche oggi a ricevere, questi non vengono erogate, quindi vengono erogate in percentuali più basse. Diciamo che mediamente in un ospedale la parte specialistica crolla attorno del 30%. Quindi tutto sommato ci sono specialità come l'oncologia, l'ostetricia che restano al 100%, ce ne sono altre invece che evidentemente calano perché non sono salvavita. Questo aspetto si ripercuote da un lato sull'attività che viene erogata, quindi sui rimborsi che la regione darà agli ospedali, dall'altro lato ci sono stati anche dei maggiori costi, per esempio le mascherine, giusto per dirne uno, le sanificazioni hanno aumentato evidentemente i costi. Tutto questo provoca un consistente calo, no? Diciamo che siamo attorno a un 15% in meno fra maggiori costi e ricavi più bassi. Questa forchetta, scusate, questa forbice che si sta allargando è molto importante che sia in qualche modo minimizzata. Di questo i direttori generali sono coscienti perché poi le regioni, che sono le dirette responsabili della sanità, della salute del cittadino, stanno cominciando a richiedere di riorganizzare velocemente. Quindi i cambi che sono avvenuti da questo punto di vista ci dicono che abbiamo in un anno stimabile per esempio, fra 1 miliardo, 1,4 miliardi per Regione Lombardia di fabbisogno ulteriore. Sono cifre importanti, sono cifre che in qualche modo credo che il governo sia disponibile a fornire, però in questo momento sono, l'incubo ancora, tra virgolette, dei direttori generali che, ricordo, sono direttamente responsabili del bilancio e se il bilancio non viene portato in pareggio entro la fine dell'anno possono decadere immediatamente dalla loro posizione, possono perdere la posizione, possono essere licenziati. Quindi per loro è rilevante questo fatto. Cosa si potrebbe fare e che cosa ci sarebbe la necessità di fare? Beh, un po' li abbiamo detti prima con gli allargamenti, la telemedicina, se vogliamo, anche una comunicazione diretta con il cittadino cronico che ti racconta quelle che sono le sue condizioni, quindi quelle che si chiamano patient report outcomes, probabilmente sono alcune delle strade. E poi evidentemente c'è anche un tema più complessivo che è quello della riorganizzazione, se vogliamo, svecchiamento del nostro servizio. Bene, grazie professore. Sicuramente i direttori generali avranno i compiti delle vacanze da fare, speriamo riescano a farli bene, speriamo anche che vengano aiutati, perché da soli ovviamente non possono fare tutto. E arrivederci a un prossimo aggiornamento su questi temi che sono molto interessanti. Grazie professore.